ho trovato in questa occasione delle amministrative 2021 i partiti di centrodestra, area mia di riferimento, essendo io consigliere di Fratelli d'Italia, un po' impaludati in strane liturgie che erano incomprensibili alla cittadinanza, che aveva invece l'esigenza di uscire al più presto dall'amministrazione Casini con una proposta attiva, credibile ed efficace. Per cui nel maggio di quest'anno ho deciso di proporre la mia candidatura al corpo elettorale, essendo il consigliere comunale più produttivo del consiglio e non avendo nulla da rimproverarmi nella mia storia civica rispetto alla cittadinanza e al mantenimento dei presidi di sanità e giustizia. Ho deciso quindi di propormi alla cittadinanza, visto che gran parte delle componenti di centrodestra erano state escluse dalla discussione preliminare rispetto alla selezione del candidato sindaco. In ragione di questo abbiamo determinato di partire prima e di proporre la nostra candidatura come direzione Sulmona. Sì, diciamo che io non ho mai fatto una questione di dimensione. Per me i tribunali non sono mai piccoli, i tribunali sono il luogo dell'esercizio della giurisdizione e come tali sono grandi di per sé perché rappresentano una funzione dello Stato. E per questo noi riteniamo che questo ufficio giudiziario debba rimanere insieme alla Procura della Repubblica. Innanzitutto perché non tutti i comuni sono città e se Sulmona è e deve rimanere una città e anche perché ha le insegne dello Stato. E noi faremo di tutto per preservare questo presidio, in quanto che fin quando la digitalizzazione non sarà al 2000 per 1000, come dico sempre, ci sarà sempre un senso per avere ancora nel territorio questi luoghi fisici. Non solo, noi vogliamo attraverso il nostro lavoro far conseguire a Sulmona un titolo innovativo. Ci piacerebbe che Sulmona diventasse capitale del nuovo umanesimo. Nell'era digitale credo che la grande sfida da cogliere sia quella di temperare la digitalizzazione, nell'interesse dell'essere umano. Affinché l'uomo non sia schiacciato dai sistemi, ma ne vengano altresì invece, esaltate le potenzialità e le abilità.